Benvenuti da Claudio Brechino, questa nuova puntata di Primo Piano, rubrica dell'agenzia Italpress, ormai lo sapete, che vi fa conoscere l'attualità attraverso la semplice, antica arte dell'intervista ai protagonisti medesimi dell'attualità in ogni campo, campo politico, campo economico, campo imprenditoriale. Di solito l'ultima parola che uso è quella che serve a introdurre l'ospite, perché l'ospite è un imprenditore che abbiamo chiamato proprio per la sua bravura in questo campo, che è Gianluca Mac, fondatore di un marchio che tutti conoscete, che è Tisano Reica, no? Lo conoscono tutti, ma forse non abbastanza, per questo facciamo queste interviste. Quindi vogliamo raccontare cose, Cose che non abbiamo bravo, bravo, che detto? non abbiamo Grazie allora detto, o dell'invito. che mi fa fatica da lei perché ci conosciamo da tanti anni, però tengo la forma, diciamo, delle interviste. È tanti anni che fa comunicazione in tante forme, però in questa rubrica, insomma, per il nostro pubblico delle televisioni, abbonate di internet, agenzie, cerchiamo di dire qualcosa di più. Com'è venuta questa idea? Qual è la storia personale che porta il signor Mac a fare questo brand che è diventato importante? Poi racconteremo anche la sua storia. Beh, comincia da una tradizione di famiglia lunghissima, quasi 500 anni che la mia famiglia lavora nel campo delle erbe, dell'erboristeria. Quando mio papà purtroppo è morto per obesità, insomma per delle malattie legate all'obesità, io ebbi l'idea di usare le piante officinali per controllare un meccanismo di dimagrimento che si chiama chetosi. Ricevetti dei fondi attraverso l'associazione industriale della Camera di Commercio più di 10 anni fa ormai per lo studio di prodotti innovativi, arrivai secondo all'assegnazione di questi fondi, quindi diciamo non erano tantissimi soldi, però Luogo geografico, Vicenza, nella mia città, e non erano tantissimi, però ero arrivato secondo, quindi mi diedero la anni, statura. quanti anni avevo all'epoca? All'epoca avevo 37 anni, insomma ero già abbastanza maturo, non proprio giovane. E quindi andai all'Università di Padova a dire che io volevo studiare la chetosi. Beh, apriti cielo, al tempo a studiare la chetosi, adesso sono tutti degli esperti di Dopo ne chetosi, parliamo no? un po' che cos'è la Andiamo per dire. chetosi. Però al tempo fu una scommessa molto difficile da giocare in Italia. L'Italia a quel tempo era agli ultimi posti al mondo come numero di ricerche in questo campo. Poi io piano piano ho cominciato con questa prima ricerca, la seconda, poi ho aperto un centro ricerca all'interno dell'Università di Padova, il MacLab, per cui le mie ricerche sono anche indipendenti perché le fa l'università, in un certo senso non sono io direttamente. E adesso, grazie al contributo del MacLab, l'Italia è diventata seconda al mondo e prima in Europa come numero di ricerche. Diciamo, il mio sogno è di arrivare prima, di superare gli Stati Uniti. Certo. Vediamo se ce la facciamo. Senta, e il marchio di Tisano Reica invece come l'ha messo a punto? Perché questa è un po' la prima parte della storia, perché io in questi racconti voglio dire anche molto al mondo dei giovani, quando qui si parla molto di imprese, vengono manager, vengono diciamo, presidenti di associazioni di categoria, parliamo del piano nazionale di riprese, parliamo di Covid, dico sempre di start-up, dico sempre poi qualcuno ce la fa, no? E quando qualcuno ce la fa diventa un modello per gli altri, no? Poi al di là dell'oggetto della questione di cui parliamo. Quindi era interessante dire come nasce poi alla fine un'avventura imprenditoriale di successo, no? Meritatamente di successo. Ma poi il marchio di Tisano Reica, perché Tisano, Tisano Reica ora pensa alle fa tisane. pensare al Tisano della nonna, Non insomma, c'entra. no, no. Tisano, ti rendo sano, Ecco. Reica, che si ricorda Eraclito, il filosofo greco, Pantarei, tutto scorre. L'idea era Tisano depurandoti. E poi un marchio che io mi sono inventato in onore di mio padre, lui era un umanista, aveva fatto il liceo classico, ogni Vedi. tanto da piccolo mi parlava in latino e in greco, per me erano formule magiche. E allora ho voluto fare un marchio che comprendesse una radice latina, Tisano, e una greca, Reica, quindi è Tisano depurandoti, è un po' questa l'idea. Io sono sempre chiaro in queste interviste, è un prodotto giornalistico, non è un redazionale, e quindi io parlo liberamente dei marchi quando sono di successo, come se fosse un'intervista sulla storia della Coca-Cola. Ora, la sua linea ha avuto molto successo, no? L'ha fatta diventare importante. Quello che è piaciuto di più all'inizio credo che fosse l'idea di dimagrire. Credo di sì. Dimagrire Beh, divertendosi, per questo devo dire, no? Cioè, se si fa una dieta che poi nessuno riesce a seguire è molto non è una dieta difficile, no? punitiva, come funziona un po' questa dieta? Diciamo nei principi di Allora, massima. è una dieta chetogenica, quindi si va a usare un meccanismo di dimagrimento fisiologico che è quello della chetosi. Quando io non mangio carboidrati, l'organismo deve Spieghiamola un usare po' questa in chetosi, maniera se ne parla ogni semplice, no? tanto, E no? adesso se ne parla molto, Ma sono tutti molti non la capiscono, esperti. insomma, ma spieghiamola bene com'è chimica.
politicamente i suoi pro, ma anche qualcuno dice i suoi problemi. Ah, ci sono anche i problemi, sì. Certo. Allora, quando noi non mangiamo i carboidrati, l'organismo deve usare i grassi come fonte di energia, però il cervello non può usare i grassi così come sono. Devono essere trasformati in molecole più piccoline che vengono detti corpi chetonici. E allora possono essere usati anche dal cervello. Questi corpi chetonici hanno degli effetti particolari. Ecco perché molta gente vedo che non riesce a usare bene il cervello, non gli arrivano i corpi chetonici. Scherzo, una battuta. Sì. Ma questo aiuta, quando sei in chetosi, i corpi chetonici. Lo sai, io amo molto anche l'ironia, quindi è una cosa. È vero, giusto. I corpi chetonici per il cervello. I corpi chetonici hanno un effetto euforizzante naturale, no? Anfetaminico, dicono, naturale. Sì. Quindi passa la fame. Il cervello ragiona meglio, ci si sente più focalizzati sugli obiettivi, sui pensieri, siamo meno annebbiati e anche si ha molta forza, soprattutto passa la fame. Ecco perché la dieta chetogenica ti fa dimagrire velocemente e appunto stando bene, senza avere i morsi della fame. Qual è il problema? Il problema è riuscire a dare all'organismo abbastanza aminoacidi per mantenere la parte magra dell'organismo, la muscolatura, il metabolismo di base, senza andare in iperproteica, quindi dando troppe proteine, per cui si andrebbe ad avere un carico per fegato e reni. Quindi andare in chetosi è molto facile, bastano mangiare i carboidrati. Fare una chetosi sana è molto difficile. Quindi noi abbiamo avuto questi brevetti riconosciuti, quindi un'innovazione, validi in Europa, Stati Uniti e Canada. Queste piante officinali, che sono in tutto il cibo tisanoreca, che ci permettono di depurare l'organismo, ma anche di assimilare meglio gli aminoacidi delle proteine tisanoreiche. Quindi con 80 grammi di proteine tisanoreica si può fare la dieta, quindi non siamo in iperproteica. Senta, ma uno deve fare questa dieta tutta la vita, la può alternare? Se io voglio un bel piatto di pasta, siamo a Roma, se vado a mangiare una tisana, allora c'è la pasta, una trasgressione terribile. Ci sono i fusilli tisanoreica, allora bisogna pensare che ha tradotto tutto, cioè a me che ha pensato a sostituire tutti i cibi tisanoreica. Allora tutto cibi... quello, il cibi tisanoreica, assolutamente, questo è il mio, è una bella idea industriale, assolutamente, ma per fare questo tipo di dieta, se poi non ce la seguono, i croissant, abbiamo detto i fusilli, ma abbiamo fatto la pizza, abbiamo fatto proprio tutto, i biscotti al cioccolato, le praline, veramente c'è la scelta. Però ecco, diciamo, la dieta ha un inizio e una fine, una dieta dimagrante deve avere un inizio e una fine e poi c'è la dieta di mantenimento. Quello che è importante è che la tisanoreica è considerata da molti ormai la dieta chetogenica mediterranea. Questo è molto importante, ecco, perché si spieghi meglio. Allora, questo perché è associata ai principi della dieta mediterranea. Ecco, la frutta non si può, scusa. la verdura e soprattutto l'olio d'oliva è un grasso che è stato adoperato in tisanoreica, quindi nei nostri studi c'è sempre l'olio d'oliva, per esempio. Che ha delle grandi qualità oramai riconosciute. Assolutamente, sembra dagli ultimi studi fatti, addirittura riesce a controllare l'aumento della curva glicemica più addirittura di altri condimenti, di altri grassi, ci sono proprio degli studi specifici. E la dieta tisanoreca è proprio la mediterranea chetogenica, mentre quella classica mediterranea ce la contendiamo in 7 paesi almeno del bacino del Mediterraneo, quella chetogenica è solo italiana, e quindi secondo me è una cosa importante. Senta, io prendo questa domanda proprio dalla fine. Sono venuto a Milano a settembre, proprio un convegno che lei ha fatto nelle sedi, se non sbaglio, di Confindustria, dove c'erano dei medici, non c'erano delle persone che parlavano, diciamo, di estetica del corpo, o dei chirurghi plastici, dei dietologi, diciamo, dei medici veri e propri, e si parlava di malattie vascolari, malattie neurologiche, si parlava di diabete. Mi è sembrato come se il suo viaggio sia partito da un'idea di bellezza, di dimagrire per essere anche più belli, non solo per stare bene, perché poi la gente percepisce il primo lato della questione, non il secondo, per arrivare addirittura a uno sconfinamento medico, cioè che diventa complemento della medicina tradizionale e che ci si appoggia, ne prende degli strumenti scientifici, ma offre un complemento, perché magari uno per arrivare
a guarire dal diabete, può fare un tipo di dieta che magari è piacevole, non è angoscioso e sbaglia di meno. Cioè, ho capito male che c'è questa C'è evoluzione di questa questo evoluzione. marchio, no? Allora, i primi Adesso è studi. partito dall'università e da qualche Assolutamente. parte deve andare a finire sempre di nuovo nel mondo della ricerca, no? Sì, O no? beh, noi le prime ricerche sono state per focalizzarci sul fatto che questo protocollo di dieta tisanoreica fosse efficace e fosse sicuro, fosse sano e che la gente lo seguisse. È poco abbandonata. Una volta abbiamo visto che funziona per eliminare la massa grassa, per migliorare il colesterolo, addirittura lo stato infiammatorio. Abbiamo delle ricerche anche che ci dicono che migliora anche la capacità polmonare. Bene, questo tipo di protocollo funziona. Adesso andiamo a vedere se lo possiamo usare per altre problematiche che sono legate. Adesso io voglio semplificare, poi magari i ricercatori nostri se la prendono con me, ma insomma, Vabbè, cerchiamo di capirci che sono adesso qui cerchiamo legati di chiarire per il pubblico, poi alla dopo glicemia ognuno. alta, insomma, problemi di glicemia. E tra questi, ecco, ci sono degli studi che si aprono molto interessanti, per esempio quella sulla sindrome dell'ovaio policistico, che secondo quelli che sono stati gli studi, questa è la prima causa, per esempio, di infertilità femminile. Abbiamo degli ottimi risultati, con il protocollo di dieta tisanoreica. E poi, come abbiamo detto, ci sono ottimi risultati anche sul diabete 2, con questo tipo di Che dieta. Secondo alcune review, anche questo tipo di dieta potrebbe essere utile per prevenire diciamo, dei corsi molto gravi in caso di di infezione da diabete. Covid, Ecco, perché questo è importante, adesso abbiamo parlato del diabete che è comunque una grande emergenza nazionale, assolutamente. perché noi se andiamo a vedere le statistiche, sono delle statistiche molto gravi, molta gente ce l'ha, 10% non lo ormai, eh? cura e gli effetti, io lo dico io, possono essere ictus, malattie cardiovascolari gravi, infarti, malattie nervose, quindi è un'emergenza nazionale. Il sistema sanitario spende molto per curare gli effetti del diabete, che sono dovuti spesso, al di là di alcune disfunzioni metaboliche del pancreas, proprio a una cattiva alimentazione, un modo cattivo, culturalmente sbagliato di concepire l'alimentazione. A me me l'ha visto una volta al medico, noi siamo in overdose, uso questo termine brutto del mondo degli stupefacenti, di zuccheri, perennemente, per il nostro modo di mangiare. Questo va cambiato. Adesso per uno può credere. Poi le farò una domanda, diciamo, tra virgolette, un po' maliziosa, non credere in un progetto, per poi dire quello è di me, che no, allora no è, però intanto bisogna fare delle cose da questo punto di vista, perché se noi continuiamo a mangiare male in overdose di zuccheri, semplicemente moriamo, non è che poi è una cosa, no? Però, chiarito questo, ne abbiamo parlato insieme una volta e l'ha detto anche pubblicamente, parlava prima delle capacità polmonari in epoca di Covid. Si è visto che il suo prodotto, la sua visione dell'alimentazione può essere utile anche per combattere gli effetti del Covid, è così? E prevenire gli effetti più dannosi del Covid. Ci sono varie review che dicono che Ecco, se prevenire, diamo un'informazione giusta perché spesso non si capisce bene, che poi quando si parla di queste cose bisogna essere è chiari. molto chiaro. Prevenire, non Prevenire curare gli quando. effetti più gravi. Allora, ci sono delle review che dicono che quando una persona ha la glicemia alta a digiuno e è in sovrappeso, specialmente l'obesità viscerale, ed ha uno stato infiammatorio diffuso, rischia moltissimo di avere gravi conseguenze in caso di infezione da Covid. Queste sono delle review Sì, è pubblicate. vero. Dall'altra parte ci sono delle ricerche che dicono che la dieta chetogenica abbassa velocemente queste problematiche, quindi la glicemia, il grasso viscerale, lo stato infiammatorio. Nel caso di tisanoreica è stata citata anche una ricerca dove migliora la capacità polmonare. Ecco, allora l'idea quella sarebbe di dire se noi abbiamo queste problematiche, abbiamo un quadro clinico così. Prima di tutto andiamo a vaccinarci per prima perché rischiamo molto più degli altri. E poi la dieta chetogenica, in questo caso io ovviamente parlo della mia perché la conosco, può abbassare velocemente questi fattori di rischio. Quello che bisognerà vedere e capire è che se una persona si dovesse infettare e ha queste problematiche, se cominciando subito la dieta può avere un effetto Certo. anche curativo. Ecco, ma su questo Vabbè, poi bisognerà è stato vedere. onesto, siamo stati chiari. Senta, qui è un'intervista one-to-one, non è un talk, io devo fare un po' tutte le parti, no? Ma nella sua storia qualcuno l'aveva criticata, qual è la cosa che
quali le colpe che le fanno di più, perché è un campo dove ognuno si alza una mattina e dice la sua, no? Ci sono le mode, ci sono degli interessi industriali, è un business, insomma, lei è sul mondo del mercato e sul mondo della comunicazione da tanti anni, l'abbiamo detto prima con successo, ma qual è la cosa che le incolpano di più? Avrà dei amici, no? Ce l'avrà o no? Io, tutti amici sono. No, non sono tutti amici, per carità, però dico le cose più che mi fanno star male è io faccio le ricerche, faccio delle pubblicazioni e poi mi si risponde da un blog, ecco, senza nessuna pubblicazione. Il campo scientifico, purtroppo bisogna lavorare, cioè nel campo scientifico si risponde con delle pubblicazioni, non con dei discorsi senza fondamento, perché purtroppo è quello che mi fa stare più male. Ecco, c'è stato un caso, tra l'altro un giornale famoso, io non cito, dove l'esperto di quel giornale, caso dovremmo chiamare qui poi il direttore di quel giornale, no, per carità, poi l'ho chiamato, ho detto guarda che non è neanche dottore questo signore, quindi ecco, a volte si viene criticati in Italia, e questo è brutto, senza, io sono aperto alla critica, anzi la voglio, però mi critichi con un'altra pubblicazione che dica il contrario di quello che dico io, ma criticare così da un blog, ecco, questa è una cosa che mi fa star male, non tanto per me, ma per il livello scientifico in cui versa il nostro paese, che secondo me è qual è questo livello? Visto che noi parliamo basso. Sempre di carenza di formazione, carenza di ricerca, scarsa qualità, lei trova che ci sia questo aspetto problematico? Io trovo che problematico? Ci sia, assolutamente sì, una mancanza da parte, almeno per quanto riguarda il mondo alimentare, una mancanza forte da parte della scuola. Spesso noi diamo la colpa alle aziende che ci riempiono di zucchero, ma le aziende non possono andare contro il mercato, e se noi non abbiamo dei consumatori che chiedono delle cose specifiche che abbiano un senso alle aziende. E lei per la cultura alimentare fin dalla scuola, insomma? Secondo me sì. Adesso purtroppo io vedo molta caccia alle streghe in campo alimentare. Quello che una volta era un'ignoranza che derivava soprattutto dai fenomeni meteorologici, quindi mi è arrivata la tempesta e me l'ha mandata il vicino. Certo. E ancora qualcuno si arrabbia con le previsioni del tempo se arriva la tempesta. Adesso si è spostato sul cibo. Siamo in un mondo dove la scienza e la fiducia nella scienza fanno parte un po' del kit dell'uomo moderno, poi c'è chi non ha fiducia nella scienza, che si rifugia nell'irrazionale, che si rifugia in altre cose, però in linea di massima le conoscenze scientifiche a disposizione sono tali almeno da sconfiggere le superstizioni. Ogni anno se lei vede va a finire sul rogo qualche ingrediente, okay. Qualche ingrediente va a finire sul rogo, ma poi viene rivalutato, sì, ma non c'è un motivo effettivo, c'è una moda, bisogna fare così e le aziende si devono giochiamo con le parole, dall'obesità alla obsolescenza delle mode che nel mondo dei social e della contemporaneità è rapido. Senta, le voglio dire questo, torniamo un po' e chiudiamo circolarmente l'intervista dove siamo partiti. L'imprenditore Mac dà lavoro a quante persone, dove ha le sue industrie, e come, perché allora, parliamo dell'imprenditore, l'imprenditore non è solo uno che giustamente fa plusvalenza del suo lavoro perché è un imprenditore, sta sul mercato, ma è anche uno che produce ricchezza per gli altri, insomma, no? Insomma, siamo circa 200 persone adesso che lavoriamo nelle aziende, siamo divisi in due sedi, quella storica a Vicenza, in Asiliano Veneto, dove facciamo gli estratti di piante, che sono proprio la nostra tradizione, e poi a Macerata, dove invece produciamo tutto il cibo tisano reca, abbiamo detto, dai croissant ai fusilli. Molti giovani sono. Sì, molti giovani, devo dire. Ma che percorso devono fare per lavorare con lei? Ognuno deve fare il suo percorso, io sono per lavorare bene assieme, mi piace, e secondo me ha la stessa importanza il direttore vendite e il magazziniere, ognuno per quello che è il suo compito, quindi il percorso che deve fare per lavorare con me è essere competente nel suo campo e soprattutto di saper proporre e amare il confronto, perché a me piace confrontarmi con tutti e a volte le persone hanno paura del confronto ed è un peccato. Senta, è stato tra virgolette arricchito o impoverito da Covid, in senso materiale, in senso morale, in senso di relazione, in senso di visione, in senso di fiducia, no? Ma dal punto di vista, diciamo, scientifico forse ci siamo arricchiti, dal punto di vista
diciamo, economico ci siamo impoveriti perché molti dei miei negozi, clienti, rivenditori virtuali sono stati chiusi. Ristori ne ha avuti? Ristori dello Stato ne ha avuti o no? Ancora non li ho chiesti, devo dire la Non li ha verità, non chiesti. abbiamo chiesto ristori. Conta di cavalcare questo volano della ripresa nazionale, il PIL al 6%, questi venti di ripresa economica, il governo Draghi, insomma, questa fiducia, i soldi del recovery. Dobbiamo, noi imprenditori dobbiamo essere molto, non credo che prenderò i soldi del recovery, però noi Beh, se imprenditori fa qualche progetto, insomma. devo dire che sì, su questi progetti sono molto C'è il suo specialmente direttore commerciale qui che sente, quindi diamo sulla fiducia, insomma. Eh sì. digitalizzazione, devo dire, ci stiamo muovendo e in questo campo devo dire che ci sono delle grandi possibilità, quindi bisogna muoverci in questo campo. Però vedo in questo momento tanta fiducia che prima mancava, quindi Draghi sta dando fiducia, credo, all'economia ed è una cosa buona, insomma, è al paese, Certo. insomma, siamo. Senta, abbiamo cominciato con il giovane, non giovanissimo, me che è 37 anni, che va a fare questo concorso. Chiudiamo, il tempo vedo l'abbiamo già superato, si fa in fretta. Insomma, i sogni sono importanti. Un sogno nel cassetto di Gianluca Mecca. Beh, il mio sogno è di andare avanti, mi piacerebbe fare una ricerca vedendo se il protocollo Tisanoreica è in grado di avere effetti sul tumore al cervello. Ecco, questo sarebbe una Insomma. cosa. Sui ratti sembra che la dieta chetogenica funzioni, in questo campo mi piacerebbe portare avanti una Allora, ricerca più tutto quello che dico sulla io, dico salute. sempre quando si parla di queste malattie gravi, se ne parla pubblicamente, bisogna avere una grande onestà perché poi la gente che guarda e sente ha dei problemi personali o familiari, si appiglia a ogni cosa. L'importante è mantenere, come dice, la calma e l'onestà intellettuale, dire che è un'aspirazione che poi si vedrà. Tutto quello che viene però di positivo per combattere Assolutamente. queste gravi malattie, Bisogna andare la avanti si prende se e lo si usa, insomma, purché sia ah. fatto secondo certi criteri, ripeto, soprattutto di grandissima onestà intellettuale con il pubblico e con l'opinione pubblica. Gianluca Mecca, la ringrazio, l'ho Grazie. saluto qui a primo piano Italia Press e le auguro per tutto un buon lavoro, e ci rivediamo più avanti, insomma, per sentire come vanno le sue iniziative anche scientifico-mediche. Grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento alla prossima puntata di Primo Piano. Arrivederci.